trapannati, gente che non sapeva neanche perché si fosse buttata a fare questo mestiere. Nella loro incoscienza mi sono accorto poi che erano proprio destinati a fallire, a sballare, infatti pian piano sono scomparsi. Vi dico subito che è una vita bellissima, che si realizzano momenti straordinari, che il piacere poi della gente che ti applaude perché l'hai divertito, perché l'hai commosso, perché gli hai dato qualche cosa, perché l'hai aiutato magari anche 10 minuti soltanto a liberarsi di un magone, dicendo, sono cose stupende. Se poi riesci a portare avanti anche il discorso per quanto riguarda la vita, la scelta, i valori, la difesa degli uomini, dei diseredati, e dicendo, più allarghi la situazione, ebbene il piacere tuo diventa grande. E abbiamo detto, lo dicevamo l'altra sera, che questo modo di agire inciampa sempre con coloro che hanno il potere, che lo gestiscono e che soprattutto hanno in mano la cultura dominante, che è diversa da quella di rompere le scatole perché tutti siano rispettati e abbiano la loro parte, i loro diritti. E allora succede anche che ti cancellano dai programmi televisivi o teatrali, che ti trovi senza lavoro, che vieni cacciato via te, per come è successo a noi, io, a me e Franca, per la durata di 16 anni dalla televisione senza poter affacciarsi mai, però dico la verità, abbiamo avuto un contrappunto stupendo da parte della gente che ci ha sempre seguito, lo facevamo solo il teatro, e però avevamo più pubblico di quelli che per esempio avevano la possibilità di essere appoggiati dalla televisione, dalla radio, dai giornali, vi dicendo. E qui a questo proposito vi vorrò, non adesso, raccontare che cosa straordinaria ci è successo a proposito del nostro lavoro e come l'inseguire il problema di essere utili a una società che aveva difficoltà e di andare verso una certa qualifica di personaggi, persone, dicendo, che non conoscevano il teatro, che lo amavano attraverso quelle piccole memorie legate a delle feste, ma non avevano la possibilità di essere parte della società stessa che li esprimeva. Voglio dire che il teatro ancora oggi è un mezzo che entra nella gestione della borghesia alta, poi intermedia, poi ci sono anche i posti lassù per quelli che non hanno il denaro, ma però chi lo gestisce, chi lo produce ancora oggi, non sono certo le persone semplici. Per fare questo lavoro bisogna proprio buttare all'aria tutta la concezione che si ha del teatro e farne un altro completamente diverso. Lo dico a tutti voi, se volete entrare in una compagnia già si può entrare, io conosco moltissimi personaggi, anche nella nostra compagnia, nel momento in cui eravamo arrivati ai punti più alti, diciamo, per quanto riguarda l'incasso, la quantità della gente, l'essere chiamati a rappresentare in grandi teatri all'estero, eccetera, eravamo, e trovavamo della gente che era di un certo livello sul piano culturale e anche di doti straordinari, che però poi quando si trattava di venire al dunque, la profondità, ti accorgevi che a loro del problema di quello che andavi a raccontare, della lotta che portavi in campo e dei pericoli a cui andavi incontro nel continuare a fare questo lavoro e soprattutto a muoversi in una certa direzione, non interessavano proprio a niente.
loro interessava riuscire ad avere successo e dalla nostra, come noi fossimo parte di gradini da salire, salire sempre più in alto, in altre direzioni, avere, ma estranei all'imporsi, meglio così, al coinvolgere, al farsi coinvolgere. Allora prendo un fiato, dico, fatevi coinvolgere, perché vi assicuro che lasciarsi coinvolgere, prendere parte, non pensare soltanto alla carriera, ma anche a determinare, inventarsi un nuovo linguaggio, un nuovo modo, è la più grande soddisfazione che vi può dare questo mestiere. Cioè essere qualche cosa di nuovo dentro questo mestiere. E naturalmente ci sono dei rischi, però vale la pena anche di tentarli, anche di doverli sopportare. Questo almeno io lo dico e lo dice anche Branca. Abbiamo sorpassato, io di gran lunga, i 60 anni, 67 fra qualche giorno. Ho detto giusto? No. No. 87. Ma non darei quello che ho avuto da questa mia vita in cambio a nessun'altra vita. Abbiamo avuto una fortuna, io e Franca, con tutti i guai, i disastri, eccetera, ma una fortuna straordinaria. E va bene, vi auguro una vita come la nostra. Dove sono? Scusate il frattempo.